Avendo questa santa imperatrice, col consenso del futuro suo sposo, fatto voto di verginità, mantenendolo poi anche nello stato coniugale, s'attirò l'ira del demonio, che servendosi delle male lingue, riuscì a diffamarla presso il re. Questi sospettò gravemente della regina e fu necessario l'intervento di Dio per ristabilire la pace e l'unione fra i due coniugi. Cunegonda, infatti, con fervorose preghiere, ottenne dalla divina misericordia di poter passare a piedi nudi su di un braciere, senza riportare la minima scottatura. Accertata con tale prodigio l'innocenza e la santità della sua sposa, Enrico s'accusò di troppa credulità e si gettò ai piedi della regina chiedendo perdono. Meditiamo le parole del Signore. Beati i mondi di cuore, perché essi vedranno Dio.